siamo i ragazzi di The Revolution e oggi siamo qui con Francesco Lamba. È un piacere. Ciao a tutti. E innanzitutto tu hai vinto già Sanremo e ritorni sul palco della Ariston. Può essere una grande responsabilità, diciamo, Ma in realtà sto vivendo bene perché io ho deciso di tornare al festival perché ho scritto proprio la canzone che porto, che è Viceversa, è stata questa canzone quando l'ho scritta sul finire del 2019, quindi proprio qualche mese fa mentre finivo la canzone dell'album del disco nuovo, e ho deciso di tornare al festival perché in realtà è una canzone che mostra un altro mio modo di fare musica rispetto a quella magari che conoscete, cioè di Scarman, un modo più emozionale, più intimista, ed è proprio per quello che non mi mette, come posso dire, a confronto per cercare di ribissare quello che è successo nel 2017, che è stato splendido e io ringrazio l'universo che mi ha mandato questa cosa, però ecco, è ovvio che va accettato una cancina, esatto, che comunque siamo tutti, come diceva, tanto per citare, diceva Eraclito, no? Mancare tutto scorre, siamo in evoluzione, quindi torno al festival, ecco, non con l'ansia di dover pensare a replicare, comunque il mio approccio non è quello prettamente di competizione, ma quello di che sia di condivisione della musica, tutto, quindi questo è il mio spirito, e torno al festival in modo sereno. Grazie. E invece noi ieri abbiamo ascoltato la canzone, abbiamo avuto questa fortuna e volevamo chiederle com'è nata questa canzone, perché secondo noi potrebbe vincere quest'anno. Ah, sì. ci piace addirittura tanto. Ma è la... come è nata? È nata, devo dire, in un modo autentico e sincero, una canzone che porta con sé il contenuto di che cosa? Di una riflessione sul fatto che in un contesto sociale dove in realtà c'è un po' la tendenza ad una divisione individuale, anche rispetto agli altri, no? Mettendoti in testa agli altri, bisognerebbe ritrovare il senso del rapporto emotivo, emozionale, che si può definire come amore, che non è per forza di coppia, ma può essere anche di amicizia, un rapporto emozionale tra un genitore e un figlio, anche con il proprio cane, no? Faccio un esempio. Quindi dove c'è vibrazione, dove c'è emozione, si basa tutto su il senso di condivisione, ci deve essere una data e un ritorno, un dare o ricevere, quindi un senso di viceversa. Davvero, grazie mille, grazie di cuore a Francesco Gabbani e a The Revolution, è tutto, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie.